della Madonna Nera di Częstochowa, regina della Polonia, tanto venerata dal compianto e santo Papa Giovanni Paolo II, dall'11 al 25 novembre sarà qui, in mezzo a noi, a San Giovanni Rotondo, presso i luoghi che hanno visto la presenza, l'opera e la santità del venerato confratello, Padre Pio da Pietrelcina. Vi aspettiamo, non mancate! Pace bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi, benvenuti a questo nostro appuntamento quotidiano con la recita del Santo Rosario alla scuola di San Pio da Pietrelcina. Affidiamo alla Beata Vergine Maria delle Grazie e allo stesso San Pio tutte le intenzioni per le quali vogliamo pregare in comunione spirituale con tutti coloro che si uniscono spiritualmente a noi attraverso Padre Pio TV oppure internet in ogni parte del mondo. Preghiamo anzitutto per gli ammalati. Vogliamo questa sera affidare un bambino di 5 anni, Alessandro, affetto da tumore all'esofago. Preghiamo anche per i suoi genitori, per la sua famiglia che vivono momenti di grande ansia e sofferenza. Preghiamo anche per gli anziani, le persone sole, le famiglie in difficoltà, quelle che attraversano dei gravi lutti, le persone in cerca di un posto di lavoro, i carcerati, i peccatori e tutti quelli che vivono lontani da Dio e dalla Chiesa. Preghiamo anche per i nostri benefattori e per coloro che si affidano alle nostre preghiere. Preghiamo per il Santo Padre Francesco, il Papa Emerito Benedetto, per tutti i Vescovi e per tutta la Chiesa, per la nuova evangelizzazione per l'unità di tutti i cristiani. Preghiamo per la Casa Sollievo della Sofferenza, opera di Padre Pio, e per i gruppi di preghiera diffusi in tutto il mondo, per gli sposi desiderosi di avere un figlio, affinché per intercessione della Beata Vergine Maria delle Grazie e di San Pio vedano esaudite le loro accorate preghiere. Preghiamo ancora per le vocazioni, la santificazione dei sacerdoti, dei religiosi, delle famiglie, per i missionari e le missioni, per la conversione di tutti gli uomini e di tutti i popoli a Dio, per la pace e la giustizia nel mondo intero, per i cristiani perseguitati o emarginati in tante parti del mondo. Preghiamo per coloro che in queste ore sono in viaggio, perché possano raggiungere serenamente e felicemente la loro destinazione. In questo giorno, in questi giorni, preghiamo in modo particolare per i nostri cari defunti, specialmente per tutti coloro che non hanno chi preghi per loro, che il Signore possa essere con loro misericordiosi. Preghiamo ancora, secondo le nostre intenzioni particolari, e quelle di tutti i pellegrini che visitano il nostro santuario. Meditiamo in questo giorno i misteri del dolore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre,
e nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel primo mistero del dolore contempliamo la preghiera e l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. Dal Vangelo secondo Luca. Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Dalla Rosarium Virginis Mariae di Papa Giovanni Paolo II. Il percorso meditativo si apre col Getsemani, lì dove Cristo vive un momento particolarmente angoscioso di fronte alla volontà del Padre, alla quale la debolezza della carne sarebbe tentata di ribellarsi. Cristo si pone nel luogo di tutte le tentazioni dell'umanità e di fronte a tutti i peccati dell'umanità per dire al Padre: non sia fatta la mia ma la tua volontà. Questo suo sì ribalta il no dei progenitori nell'Eden. Preghiamo la Vergine Maria affinché ci aiuti a comprendere il peccato che è in noi e ci stimoli con la grazia dello Spirito Santo a sradicarlo giorno dopo giorno dalla nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna nel pretorio di Pilato. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?» Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!» Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Dalla Rosarium Virginis Marie. Quanto questa adesione alla volontà del Padre debba costare a Gesù emerge dai misteri seguenti, nei quali la salita al Calvario con la flagellazione, la coronazione di spine, la morte in croce, egli è gettato nella più grande abiezione, ecce homo. Preghiamo la Vergine Maria affinché ci aiuti ogni giorno ad offrire con amore piccoli sacrifici a Gesù per la conversione nostra, dei nostri cari e di tutti i poveri peccatori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine e oltraggiato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, mentre li si inginocchiavano davanti, lo schernivano dicendo: «Salve, re dei Giudei!» Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dalla Rosarium Virginis Mariae. In questa abiezione è rivelato non soltanto l'amore di Dio,
ma il senso stesso dell'uomo. Ecce homo. Chi vuol conoscere l'uomo deve saperne riconoscere il senso, la radice e il compimento in Cristo, Dio che si abbassa per amore fino alla morte e alla morte di croce. Preghiamo la Vergine Maria che offra al Signore le sofferenze di tutti i cristiani, affinché chi ancora non crede, non spera, non prega, non ama e non adora il Signore possa convertirsi a Cristo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù condannato a morte carico della croce che sale al Calvario. Dal Vangelo secondo Luca. Pilato consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguì una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, piangete piuttosto per voi stesse e per i vostri figli, perché se si tratta così il legno verde, che ne sarà, che ne avverrà di quello secco?» Dalla Rosarium Virginis Mariae. Seguendo il cammino di Gesù, nel quale il cammino dell'uomo è ricapitolato, svelato e redento, il credente si pone davanti all'immagine dell'uomo vero. Seguendo Gesù sulla via del Calvario, l'uomo impara il senso del dolore salvifico. Preghiamo la Vergine Maria per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, affinché abbiano la forza di affrontare il loro cammino seguendo sempre il Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave. Nel quinto mistero del dolore contempliamo Gesù che muore in croce alla presenza della sua afflittissima madre. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dalla Rosarium Virginis Mariae. I misteri del dolore portano il credente a rivivere la morte di Gesù ponendosi sotto la croce accanto a Maria, per penetrare con lei nell'abisso dell'amore di Dio per l'uomo e sentirne tutta la forza rigeneratrice. Preghiamo la Vergine Maria che ci aiuti ad offrire le nostre preghiere e sofferenze in unione ai meriti di Cristo, in suffragio delle anime dei nostri cari defunti e di quelle più abbandonate del Purgatorio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Eia Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia,
Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre celeste Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Divina Grazia. Prega per noi. Madre della Chiesa. Prega per noi. Madre Purissima. Prega per noi. Madre Castissima. Prega per noi. Madre Inviolata. Prega per noi. Madre Intemerata. Prega per noi. Madre Amabile. Prega per noi. Madre Ammirabile. Prega per noi. Madre del Buon Consiglio. Prega per noi. Madre del Creatore. Prega per noi. Madre del Salvatore. Prega per noi. Vergine Prudentissima. Prega per noi. Vergine degna di venerazione. Prega per noi. Vergine degna di lode. Prega per noi. Vergine potente. Prega per noi. Vergine clemente. Prega per noi. Vergine fedele. Prega per noi. Specchio della giustizia. Prega per noi. Sede della sapienza. Prega per noi. Causa della nostra letizia. Prega per noi. Dimora dello Spirito Santo. Prega per noi. Vaso degno di onore. Prega per noi. Modello di vera pietà. Prega per noi. Rosa mistica. Prega per noi. Torre di Davide. Prega per noi. Torre di Avorio. Prega per noi. Tempio d'oro. Prega per noi. Arca dell'Alleanza. Prega per noi. Porta del cielo. Prega per noi. Stella del mattino. Prega per noi. Salute degli infermi. Prega per noi. Rifugio dei peccatori. Prega per noi. Consolatrice degli afflitti. Prega per noi. Aiuto dei cristiani. Prega per noi. Regina degli angeli. Prega per noi. Regina dei patriarchi. Prega per noi. Regina dei profeti. Prega per noi. Regina degli apostoli. Prega per noi. Regina dei martiri. Prega per noi. Regina dei confessori. Prega per noi. Regina delle vergini. Prega per noi. Regina di tutti i santi. Prega per noi. Regina concepita senza peccato originale. Prega per noi. Regina assunta in cielo. Prega per noi. Regina del Santo Rosario. Prega per noi. Regina della famiglia. Prega per noi. Regina della pace. Prega per noi. Regina dell'ordine serafico. Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, oh Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, oh Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, che nel tuo misterioso disegno di salvezza hai voluto continuare la passione del tuo Figlio nelle membra piagate del suo corpo che è la Chiesa, fa che, uniti alla Madre addolorata ai piedi della croce, impariamo a riconoscere e servire con amore premuroso il Cristo sofferente nei fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo ora, secondo l'intenzione del Santo Padre, per l'acquisto delle sante indulgenze. Perciò diremo un Pater Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, e poi un Pater e un Credo, per l'acquisto delle indulgenze che possiamo applicare per i nostri cari defunti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina e custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Affidiamo la Chiesa, il Santo Padre, le nostre famiglie, le nostre comunità, il mondo intero, alla protezione dell'Arcangelo San Michele. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii tu il nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, te ne preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la potenza divina ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali erano nel mondo per perdere le anime. Amen. Preghiera a San Pio da Pietrelcina di Papa Giovanni Paolo II. Umile ed amato Padre Pio, insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore, per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo regno. Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno prima ancora che lo domandiamo. Ottienici uno sguardo di fede capace di riconoscere prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto stesso di Gesù. Sostienici nell'ora del combattimento e della prova, e se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono. Trasmettici la tua tenera devozione verso Maria, Madre di Gesù e Madre nostra.
accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la patria beata, dove speriamo di giungere anche noi per contemplare in eterno la gloria del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Il Padre che vi ha redento con l'olocausto del suo Figlio, a cui si associò la madre addolorata, vi faccia partecipi del grande mistero della salvezza. Amen. Dio che guidò la Vergine Maria sulla strada del dolore, al vertice dell'amore crocifisso, vi aiuti a crescere la fede fino alla carità perfetta. Amen. Possiate portare in voi l'immagine del Cristo sofferente per condividere al termine della vita terrena la sua gloria immortale. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Illuminati dall'esempio e protetti dall'intercessione materna di Maria, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andare, tu vai tracciando un cammino, un altro ti seguirà. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Buona e santa notte a tutti.